Perdonami, mi dispiace, ti ho deluso. No, Raziel, forse era questo il mio vero compito, salvarti la vita in questa occasione. Mentre io ho preso la tua. Accetta il tuo destino, Raziel, devi reclamare la mia editrice. È stata forgiata per te e per te solo. Senza di lei non c'è speranza. Quando mi allontanai dal corpo di Janos, ero così disgustato di me stesso da non riuscire quasi a controllarmi. Allora rifiutai tutto ciò che ero stato prima e abbracciai il ruolo che Janos mi aveva conservato con tanta pazienza nel corso dei secoli. Sapevo che cosa dovevo fare, qual era il compito a cui ero assolutamente pronto. Avrei inseguito i cani Sarafan fino alla loro abominevole fortezza e avrei vendicato l'assassinio di Janos Odron. Mobius avrebbe pagato caro il suo tradimento e i miei fratelli Sarafan avrebbero raccolto gli orrori da loro seminati. Mi sarei ripreso la mietitrice rubata, che era legittimamente mia, e finalmente, saldati tutti i debiti, avrei tolto il cuore di Janos Odron dalle loro mani lorte e indegne. Se quel cuore aveva davvero il potere di ripristinare la non vita dei vampiri, il suo migliore impiego mi era ben chiaro. Avrei restituito il cuore a Janos, annullando il crimine compiuto dal mio abominevole alter ego del passato.